Ciao a tutti ragazzi, finalmente qua tutti e quattro con Jack, Alex e Franci. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao. Allora, dove siamo finiti? Allora, Franci si è addetto al... Oh mamma, perdo le parole. Qua praticamente ha caricato e ha detto mani tu qua del negozio. Jack ha comprato un Fliegel due assi lì con sovrasponde e non, adesso lo usa come pianale. Alex l'ho mandato in giro con il mio MB, non so più dove è finito, gli ho detto senti come cambia, ma chissà dov'è. Eccomi, eccomi. Raccolta ferro. Raccolta ferro, difatti si è dietro attaccato lo steppa. Oh, guardalo là che arriva. No Alex, seriamente, dopo puoi anche prendermi in giro, ma com'è? No, bellissimo cazzo. Ah, meno male. Senti, senti che sound. Ma cambia da solo perché la mod ha fatto una specie di... Sì, c'è una specie di gearbox. Ah, diciamo subito che abbiamo tolto dal server la mod che vi ho presentato lì, perché è vero che è multiplayer ready, però c'è differenza fra single player, multiplayer e multiplayer su server, quindi ci dava qualche problemino, non erano errori gravi, però abbiamo preferito... Qualche noia. Abbiamo preferito toglierla, ragazzi, aspettiamo del tempo. Prego, prego. Grazie Alex, ci porto a fare un giro ai ragazzi. Abbiamo messo invece l'announcement vehicle, non mi ricordo più. Che pronuncia sì, madrelingua proprio. Da Cambridge. Da Università di Oxford. Sì, ok. Da Cambridge. Ah, Franci, zitto, zitto, ma... arriva la stoccata finale. No, fai bene, fai bene. Niente, abbiamo messo questa... Amore. Ah, ok, meno male. Basta che sia solo quello. Questa stoccata finale, qua no, abbiamo messo l'announcement vehicle, non mi ricordo cosa, ripeto, perché ci interessava, diciamo, il discorso inversore. Poi c'ha anche i blocchi differenziali, ma quelli, vabbè, dai, per fare un po' i fighi, ma... Intanto ci teniamo questo e dopo vedremo... Beh, possiamo dire che comunque i blocchi differenziali funzionano e si vede la differenza. L'abbiamo provato con Franci e con Alex. Mamma mia, veramente, col Massi lì. Si vedono. Si vede la differenza, voglia. Ah sì, volevo proprio vederlo quel video. Non so se lo pubblicherà Alex sul suo canale, andate a seguirlo, mi raccomando, che dà il suo. Probabilmente sì. Ok, allora sono curioso anch'io perché l'hanno fatto dietro le quinte mentre mancavo e quindi guarda. Vedremo, vedremo. Ragazzuoli, un secondo, vi aggiorno qua. I lavori sono andati avanti poco, ma i miei lavori, invece quelli loro, sono andati avanti tantissimo, vi faccio vedere. C'è stato un attimo di pulizia qua di alberelli, poi verrà Alex a macinare su tutto perché dobbiamo ampliare questo campo. Ma vi faccio vedere un attimo. Ah, cioè, c'è. No, va che vengo su da voi, non fate minchiate, grazie. Allora, noi non ne facciamo mai. Mai. Sono finito qua dai suini che non ci sono ancora di Franci. Si arriva. La farm l'ho fatta vedere, guardate cosa hanno combinato questi lazzaroni qua in mia assenza. Praticamente qua Franci ha fatto tutto questo lavoro. Bon, ok. Chapeau, tanto di cappello Franci, perché c'è veramente... Posto? Sì, cioè, si è imbancato tutte le patate qua per i suini, perché lui prima di comprarli si è ben detto di attrezzarsi. E cascotti. Infatti qua, siamo okay. In semina di granella, giusto per concludere il pacchetto di bravo di razione che gli serve. Faccio vedere tutto. Qua hanno aggiunto questo capanno qua su un altro dislivello. E questo, ragazzi, cioè io starei qui tutto il giorno a guardarli senza far niente. In realtà è già quello che faccio di solito, ma non lo diciamo. Ragazzi, questo era il campo che avevamo iniziato purtroppo senza Alex, quindi eravamo in tre ad ararlo. Magari un altro giorno riusciremo a farlo in 4 o anche in 5. No, dai, ma non abbiamo fatto apposta, Alex. Noi ti vogliamo bene, ma no, in serie, scherzo. Sai com'è. Comunque questo era... Sì, lo so, scherzi. Era l'ex campo 6 totale. E secondo direttive di Franci e sotto la perfetta... L'appalto di Jack ZT, praticamente se l'è diviso. Quindi circa metà qua grande che se lo tiene a mais, giusto? Sì, perché sta seminando mais. Sì, mais, granella, esatto, sì. Ok, sì. E altre due parti qua, ha fatto benissimo a dividerlo perché sennò era estremo come grandezza, e almeno poi
e vabbè, era più suddivido patate, cereali. Benissimo. Insomma, pensa che adesso quello che hai fatto te lo farò anch'io sul mio, però molto più in piccolo, perché il tuo campo è tipo tre volte il mio, quindi vabbè. Però me lo porterò avanti per un bel po' di tempo sicuramente. Bene, bene. No, ma sono contento, guardate qua che operato. E Inge. Sì, è un Inge a laurea, Nico, onoris causa. Guarda in lontananza il Johnny che lavora con sta prospettiva, cioè ragazzi, non lo so. No, ma è delle camminate. Sì, sembra un'altra mappa questa comunque, tirata fuori così col vialetto con gli alberi in mezzo. Cioè, veramente veramente molto bella, quindi ragazzi, complimenti a tutti. Modestamente, quello che fa più scena sono sempre io. È vero, Alex, è vero. Vabbè, ascoltate. Mi faccio un cacchio, però. Però la scena, quando lo fai da Dio, guarda. Ecco. Niente, dopo tutte queste chiacchierone qua, ragazzi, direi che potrei fare un mini taglietto e con Jack si parte a far la seconda opera per filmata, perché anche. Vabbè, non vi dico niente, intanto ci vediamo fra poco. Thank you.
ragazzi, dopo questo magnifico time lapse della maestria del buon Jack, che l'è fenomenale, gli avete già fatto i complimenti per quando si è costruito la sua farm, finalmente, finalmente l'ultimo qua dei straccioni, che ero io, ho anch'io, volevo parlare in terza persona, la mia super farm. Qua adesso entro e mi fermo qua perché devo scendere. Aspetta che non so se lo step è fuori in mezzo alla strada, quasi. Vi faccio vedere cosa ha creato Jack. Ma qua betoniera quasi mi stira, boh. L'amico del Facci. Allora, qua dentro subito le galline, che così non ci manca più nessun tipo di animale, li abbiamo tutti. Molto bene. Qua il super ingresso. Veramente io sono qua estasiato. Qua è il garage, cioè l'officina, diciamo, che ognuno di noi ha qua tutto il set gardenia per irrigare l'orto. Abbiamo, sì, forse Nicolo avevi ragione, un'altra bella... Il capanno lì, beh, vediamo anche dopo. Qua, sì. Però probabilmente dovrà prendere un po' di campo, diciamo, sì, perché infatti, metterei quello di Vertex. Ok. Ah sì, anch'io pensavo quello. Quindi in realtà sì, è meglio prima che trebbio e faccio dopo livelli un attimo, sì, perché sì, anche sì. Lì Jack è stato fermo qua, perché aspetta che... Sì, c'è ancora un po' di lavoro qua da fare. Sì, c'è ancora, il grosso è stato fatto, comunque è bellissimo, Jack, veramente grazie. Qua è il... Qua potevo farti un sentiero, guarda, le pecore. Ah beh, fallo se vuoi. Serbatoio dell'acqua, pecore, che ovviamente non ho e comprerò con calma. Faccio modalità Franci finché non posso avviarle, magari sto fermo. Le galinotte però magari le compro. Qua è la super zona capanno. E qua Jack, ah ecco, sì, ti ho detto se si riusciva, ma è lo stesso. Ah, qua sì, sì, metto una stradina qualcosa. Beh, vediamo. Qua mi ha fatto sta mini corte qua, bellissimo. Qua il giardino, per qua abbiamo le sedie quando veniamo a mangiare i panini qua dopo il lavoro. E la super casetta qua degli oselotti. La carriola qua piena di fiori, che è anche spostabile. Io mi ricordavo che si può spostare, ma vabbè. E con vista sul lago. Comunque Jack, sei un fenomeno veramente, fatti dire i complimenti in diretta, perché durante il time lapse ovviamente non c'era parlato, ma avessi ricevuto io tutti sti complimenti quando me la sono fatta da solo la farm. Alex, hai voluto fartela da solo? No, te le ho fatti i complimenti, sono venuto a vedere. Ho qualche dubbio, comunque, vabbè. Sentite qua che prima donna l'Alex, che adesso si offende che non le abbiamo fatto i complimenti. Allora facciamo così, ti do il contributo. Dai, scherzo, butti giù tutto, te la fa Jack e allora ricevi i complimenti. No, scherzo. No, adesso... grandissima la farm anche di Alex, ma l'avete visto, si è fatto un lavoraccio estremo, veramente. Lo sapete, è che te la sei fatta intanto che non ho visto, qua invece ho fatto il time lapse con Jack che lavora, e quindi vai, ecco. Tranquillo, va benissimo lo stesso. Va bene. Niente, detto questo, ragazzi, sono contentissimo, finalmente ho una casa dove vivere, un posto qua da dove parcheggiare tutti i mezzi. Sì, appunto. Così porto qua, libero Jack di là di tutte le carabattole che ho via mie, e boh. Comunque ragazzi, detto questo, grazie infinito a Jack, infinito ad Alex, infinito a Franci. Ciao a tutti voi. Grazie a voi. E niente, grazie, ragazzi. Alla prossima. Ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao.